Credo che la giornata di oggi naturalmente segni anche una ferita per tutti noi e anche una domanda viene naturale. Abbiamo fatto tutto il possibile per far capire ai cittadini britannici il valore della loro scelta? Ma perché tutti ci vogliono dividere? Perché tutti si impegnano così tanto per dividere lo spazio europeo? Noi siamo il più importante spazio economico del mondo, ma abbiamo una fissazione, ce l'hanno insegnata anche i nostri amici britannici e di questo noi gli siamo grati, che questa dimensione noi la vogliamo regolata, perché senza regole, lo ripeto, i più deboli saranno esclusi e i più forti la faranno da padrone, e l'Unione Europea questo non lo vuole. It's never a happy moment when someone leaves, but we are opening a new chapter and we will devote all our energy to building a stronger and more ambitious European Union. Almost half a century of the United Kingdom's membership in the European Union is over. And when the UK joined, I was still at school, we were 6 member states. Tomorrow we will be 27 member states. And during all these years, 47 plus years, our union has gained political impetus and has become a global economic powerhouse. Our experience has taught us that strength does not lie in splendid isolation, but in our unique union. And let there be no doubt, the challenges that Europe faces and the opportunities that it can grasp have not changed because of Brexit.